aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria, versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo santo, santo. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signor, voglio vederti, voglio vederti. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signor, voglio vederti, voglio vederti. Vederti splendere, Signor, nella luce della tua gloria, versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo santo, santo. Vederti splendere, Signor, nella luce della tua gloria, versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo santo, 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 voglio vederti, santo, 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 voglio vederti. Santo, 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 voglio vederti. Cari amici, ascoltatori, fratelli e sorelle nel Signore, ci troviamo oggi nel giorno di Santa Lucia, una santa che è molto venerata nella Chiesa e in particolare tra noi veronesi. È un giorno di festa, un giorno di regali, di scambi, soprattutto tra i bambini, ed è un giorno per noi, parrocchie di San Giovanni Evangelista nel quartiere di Santa Lucia, reso ancor più significativo dal nome della nostra zona. E siamo qui ad accompagnare la preghiera di oggi perché il Signore ci prepari ad arrivare al Santo Natale preparati e contenti di questo. E ci salutiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Mentre stiamo avviando questo breve incontro di preghiera, vogliamo pensare a quanti, anche attraverso la TV, la radio, attraverso lo spirito di comunione con noi, sono presenti e attendono questo momento per donarsi un momento di preghiera e di fraternità come Chiesa veronese e come chiese là dove c'è qualcuno che sta ascoltando. Il Signore è con noi e questo ci rallegra e ci fa felici di sapere che non siamo in cammino verso l'incerto, ma siamo in cammino verso la manifestazione del Signore nella nostra fede, nella nostra speranza e nella carità. Accendiamo la seconda candela dell'Avvento. Thank you.
ora una testimonianza su come la nostra comunità di San Giovanni Evangelista in Verona ha pensato di vivere l'accoglienza nella nostra comunità, aprendo le porte non solo alle realtà pastorali presenti in ogni parrocchia, ma anche a una realtà nuova che noi chiamiamo l'accoglienza dei senza fissa dimora, dei senza tetto, nel momento dell'emergenza a freddo. Vi presento Enzo qui a fianco a me, è uno dei responsabili e degli animatori dell'accoglienza che stiamo mettendo in atto. Sono 4 anni che è iniziata questa accoglienza, dando spazio nei locali che erano disponibili in parrocchia ad allestire un dormitorio per l'accoglienza di 10, 12, 15 a seconda delle necessità persone. La disponibilità è data anche per la presenza di docce, di bagni naturalmente, perché le persone possano trovare un momento anche di rifocillarsi, di prendere un po' di respiro e quindi trovare poi l'accoglienza in locale riscaldato. Tutto questo è con la Caritas che segue tutta questa attività e che poi fa arrivare anche i pasti serali ai senza tetto. Come dicevo, sono 4 anni che questa attività viene fatta e che ha coinvolto anche le persone della parrocchia che in qualche modo anche hanno dato segno di questa accoglienza per le persone che necessitano in questo periodo di freddo che è già iniziato. La nostra è una emergenza per cui rispondiamo a un bisogno molto umano, ma dalla parte di chi organizza e chi accoglie è un dato anche molto cristiano. Quando si chiede di collaborare, contribuire sull'abbigliamento o su qualche necessità, i bagnoschiuma, gli asciugamani, gli accappatoi, ecco, troviamo chi collabora e non solo all'interno della nostra comunità ma anche nelle vicinanze della nostra parrocchia. E siamo contenti di questo perché troviamo molti amici che non sappiamo di avere e che si manifestano proprio nel momento del bisogno attraverso la carità. La Ronda provvede ai pasti serali e la carità e l'attenzione di tante persone contribuisce a non rendere difficile, ecco, l'aiuto da dare a questi nostri fratelli più bisognosi. Ora invochiamo lo Spirito Santo perché animi la nostra carità concreta di accoglienza dei senza tetto e animi la nostra preghiera per tutti noi che siamo in ascolto. Spirito Santo, fa che io sperimenti nella mia vita la presenza amorevole del mio Dio che mi ha disegnato sulle palmi delle tue mani. Fa che io non ponga ostacoli alla parola che uscirà dalla bocca di Dio, che tale parola non torni a Lui senza aver operato in me ciò che Egli desidera e senza aver compiuto ciò per cui l'hai mandata. Amen. Ora viene letto il brano biblico che accompagna la nostra preghiera. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse alle folle: a chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che stanno seduti in piazza e rivolti ai compagni gridano: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. È venuto Giovanni che non mangia e non beve e dicono: è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono: ecco, è un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie. Parola del Signore.
Mara, presidente della San Vincenzo nella nostra parrocchia di San Giovanni Evangelista, ora ci presenta un commento di riflessione per condividere insieme, dopo la parola, anche un momento di testimonianza. La tentazione è quella di rimanere fermi, di stare seduti in piazza, non lasciandosi raggiungere da nulla, convertire da nulla, trasformare da nulla nella vita, trovando sempre ciò che è sbagliato, enfatizzando il negativo. Ma i figli della sapienza sono coloro che sanno cogliere le opportunità, che sanno avanzare nella vita, camminare, che sanno riconoscere nell'altro una benedizione, che proprio quando si rivela essere diverso da me, mi ricorda che proprio Dio è sempre altro da me, che è infinito, che non è racchiudibile nei miei schemi, ma una sorpresa infinita. Che la vita è tutto un viaggio verso di Lui, un'avventura, una continua scoperta. Nel libro dei Proverbi, la sapienza di Dio è raccontata nell'immagine di una bambina che gioca o danza sul globo terrestre durante la creazione del mondo. Come a dire che all'inizio delle cose, alla radice del mondo, della vita, c'è questo, il gioco, la danza. Siamo chiamati a imparare a giocare con il nostro tempo, con le nostre relazioni, coinvolgendoci, gustando il bello e il buono che oggi ci è dato di vivere. La sapienza di Dio è questo bambino che gioca sulle nostre profondità, che risponde al male e al caos, giocando, creando e danzando. La vita diviene così un gioco serio, un gioco padre-figlio, un gioco che fa assaporare la profondità delle cose. È bello che questa parola allora ci venga regalata oggi, nella festa di Santa Lucia. Siamo chiamati ad ascoltare la melodia del nostro tempo e imparare a danzare con ciò che ci è dato di vivere. Come diceva Gandhi, la vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. Da queste parole di commento ne nasce una domanda che vi proponiamo. Da cosa mi sto troppo rendendo immune, magari attraverso mille scuse che ne sottolineano la problematicità? In cosa oggi posso scegliere di coinvolgermi davvero, imparando a ballare sotto la pioggia, come diceva Gandhi, a rispondere al caos con il gioco e ritrovandomi così sorprendentemente creativo? La domanda ci aiuta ad aprirci a una risposta, ed è la risposta della nostra vita alla fede. E ci auguriamo che, guardando a Santa Lucia, la domanda ci risulti meno difficile di quanto sembra. Ora il nostro tempo si fa preghiera attraverso la decina del rosario che recitiamo insieme e vi proponiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto tuo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Concludiamo questo nostro momento fraterno con la benedizione del Signore perché ci accompagni. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per l'intercessione di Maria Santissima e di Santa Lucia, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Tu sei la mia pace, tu sei la vera gioia, tu sei il Signore. Tu sei la mia speranza, tu sei la mia salvezza, tu sei il Signore. Dio mi perdona il tuo amor, guardando la tua santità. Un canto nuovo nasce e l'uomo vecchio muore, risplendo della grazia tua. Mi perdo nel tuo amore. Resta con me per sempre, il mondo mi delude, tu sei il tuo amor, guardando la tua santità.